Amici di Baciami Ancora, la brace si sta facendo e io voglio investire questo tempo di attesa dedicando questo video a tutti i camerieri di tutto il mondo che in questo periodo sono fermi. Apro parentesi, mi rendo conto che ci sono anche tante altre categorie che sono ferme, abbraccio anche loro. In tanti mi state chiedendo video per trascorrere tempo insieme, per ingannare del tempo. Allora oggi ho voluto realizzare un video che avevo in mente da tanto tempo, ma che poi il tran tram quotidiano, la routine, gli appuntamenti della vita normale mi obbligavano sempre a rimandare. Invece oggi finalmente riesco a realizzarlo, ovviamente diverso da come l'avrei voluto realizzare. Io volevo stare in un ristorante, volevo avere un altro contesto, un'altra location, ma vabbè, ci facciamo andare bene questa, soprattutto perché voglio dare ai camerieri delle steakhouse qualche consiglio e voglio che questo sia un video di confronto, di dibattito, di incontro di punti di vista, perché non mi voglio ergere sull'altare, non voglio salire in cattedra, voglio però stimolare delle riflessioni, partendo da una grandissima premessa. Io personalmente rispetto tantissimo il lavoro dei camerieri, ritengo che sia un ruolo fondamentale nella ristorazione, però sono anche consapevole che quest'epoca che viviamo è un'epoca, ditemi se sbaglio, dominata dagli chef superstar. Se stessimo a teatro diremmo che l'occhio di bue è tutto per loro, il primo piano in questo frangente, in quest'epoca, è tutto per loro, e quindi chi ci rimane? Ci rimette ovviamente tutte le figure che ruotano intorno a questi super chef ultrastellati diventati praticamente personaggi televisivi. Però non ce lo scordiamo mai, ragazzi, che il piatto elaborato dallo chef ci viene poi portato a tavola da un cameriere che deve avere una sua professionalità. Ragazzi, lo studio è fondamentale se lavorate in una steakhouse, perché dovete essere così bravi da sapere che oltre alla razza c'è di più. Non basta ricordarsi a memoria le razze di carne che quella steakhouse ha, vi viene richiesto un approfondimento ulteriore, altrimenti si rischia di fare come quel cameriere che incontrai in una steakhouse a Roma, che mi disse che quella era una bistecca di Manzone perché la bistecca era grande, o quei tanti camerieri che ti propongono la bistecca di Scottona pensando, forse in buona fede, che la Scottona sia una razza. Quindi bisogna sempre approfondire. Primo inciso legato al primo consiglio, ragazzi: il cameriere di una steakhouse a mio avviso è diverso da un cameriere di una pizzeria, perché tratta della materia prima diversa dalla pizza, o fondamentalmente perché nei confronti della pizza forse c'è una consapevolezza acquisita, una consapevolezza maggiore rispetto a quella della carne. Parlo di utenti medi, ovviamente. Secondo consiglio che do ai camerieri delle steakhouse è: ragazzi, trovate il modo di spiegare ai vostri clienti il sapore della carne che andranno ad ordinare. 7 volte su 10 vorrebbe che voi un poco lo guidaste. Certo, c'è anche quello che entra con le idee chiare, ma molte volte io ho assistito a scene di clienti che chiedevano espressamente al cameriere: ehi ragazzo, qual è la differenza fra un Angus uruguaiano e un Angus neozelandese? Ebbene, la cosa singolare è che il cameriere ovviamente non sapeva nulla, non sapeva descrivere le differenze. Allora il suggerimento che io do: ragazzi, impariamo a raccontarla questa carne, a raccontarne le sfumature, a creare una narrazione intorno alla carne. Allora, come si fa? Semplice: si prende spunto, e attenzione, ho detto si prende spunto, non ho detto si copiano, si prende spunto dalla tecnica che negli anni hanno raffinato i sommelier. Cioè, i sommelier sono molto bravi nel raccontare il vino, nel raccontare quella che è poi la categoria merceologica sulla quale si concentrano per tutta la vita. Allora, perché non avere la stessa specializzazione nel raccontare la carne? Mi rendo assolutamente conto che magari non si è mai fatto prima. Allora,
prendiamo spunto da quello che fanno loro. Che cosa sono stati in grado di fare i sommelier negli anni? Di costruire un loro linguaggio, un linguaggio intorno a un vino. Hanno creato dei neologismi, delle parole che prima in Italia non c'erano. Nessuno ci vieta nel nostro ristorante di fare piccoli passi in quella direzione. Allora vi racconto un aneddoto simpatico. Io su Facebook, quando pubblico questi video, ho un tizio che mi riempie di improperi e parolacce quando definisco una carne più femminile rispetto ad un'altra. Giù, boh, è un paragone che a questo signore non piace. Però anziché argomentare, boh, piglia e mi riempie di offese, parolacce e compagnia cantando. È un aneddoto simpatico perché io molto spesso, perché ve lo racconto, perché io molto spesso per descrivere una carne la accosto ad aggettivi che sono facilmente, diciamo, collocabili, no? Se tu dici a una persona, guarda, questo è un gusto maschio, tu ti immagini un gusto forte. Se ti dico un gusto femminile, ti immagini un gusto delicato, ok? Io gioco molto per immagini che noi siamo in grado di acciuffare, far proprie e farci capire la direzione di un gusto. È un concetto particolare, la direzione di un gusto. Però nessuno vi vieta di fare lo stesso. Allora, i sommelier ci hanno insegnato, ci hanno spiegato come si crea la comunicazione intorno a un prodotto, là prendiamo spunto. Potremmo dire, ad esempio, io spesso e volentieri, quando assaggio la manzetta prussiana o il manzo danese, dico che è una carne ruffiana, perché è una carne che accontenta tutti, perché ha quella nota dolciastra del grassetto che con un pizzico di sale la rende inevitabilmente gustosa alle nostre papille gustative. Uso l'aggettivo sincero quando parlo ad esempio della chianina, della podolica, di carni che tendenzialmente vengono da bestie che erano, diciamo, deputate al lavoro e che quindi sono carni tenaci, sono carni dure. Ed infatti dico sempre, ha un sapore sincero, non ha fronzoli, ok? Di una rubbia gallega io dirò che è una carne maschia dal sapore deciso, che va in profondità, ok? Che spicca di note, pum, verticali, per descrivere che è una carne dal sapore complesso. Però ognuno deve trovare la propria chiave di lettura. In Italia il sommelier della carne è una figura che manca e nessuno ci ha mai pensato, no? In realtà si può fare benissimo una descrizione della carne, o perché penso non descriverla per immagini. Seguitemi l'esempio, ditemi se sono completamente fuori da ogni logica o se invece, diciamo, questo ragionamento che faccio è riconducibile ad un quadro di normalità, ok? Se vogliamo spiegare un concetto, una carne, un sapore. Per quanto riguarda il Kobe o il Wagyu, no, questa pregiata carne giapponese, ho avuto il grande privilegio di assaggiare tutto il Wagyu commercializzato in Italia, tutto, anche quello più caro in assoluto. Allora, se lo devo descrivere, io ve lo descriverò così: quando arriva alla vista ha la delicatezza di una geisha. Allora tu ti immagini, visto che parliamo di carne giapponese, ti immagini la geisha, questa figura assolutamente polite, no? All'interno della cultura giapponese. Però attenzione, l'immagine di una geisha, ma il sapore in realtà può avere la potenza di un lottatore di sumo, ed ecco qui che l'immagine ci aiuta ad accostare il sapore. Vogliamo quindi raccontare una carne? Cerchiamo delle immagini, degli aggettivi che possono accompagnare le nostre papille gustative, il nostro sapore, il nostro sentore che poi ci ritroviamo in bocca. È una cosa che il cliente apprezza. Molto spesso, purtroppo, mi accorgo che il grigliatore e il proprietario si mettono in un tavolino e sfanno il loro menù, bello pronto, con la loro lista di carni, lo danno al cameriere, il quale va poi a servire, a proporre carne che non ha mai assaggiato. E qui scatta un altro suggerimento: assaggiare, 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 assaggiare. Vi arriva una carne nuova? Perfetto, tu, proprietario del locale, investi 400-500 grammi di quella carne, in base a quanto personale hai, gliela fai assaggiare. Bastano un paio di bocconi per avere l'idea di quello che poi si andrà a proporre al cliente, ok? Ma io troppe volte ho assistito a scene di camerieri che servivano una carne di cui ignoravano completamente tutto. Altro suggerimento che do ai camerieri delle steakhouse, soprattutto agli sbarbati o a quelli che iniziano adesso questo percorso: ragazzi, dovete essere in grado di leggere la situazione. Che vuol dire leggere la situazione? Capire in poco tempo chi avete di fronte.
Questa è una qualità che ovviamente si sviluppa con gli anni e con l'esperienza, e che tra l'altro diciamo ci introduce ad un argomento fondamentale. Ragazzi, il cameriere è un lavoro serio. La figura del attore cameriere, cantante cameriere, studente cameriere, regista cameriere, qualcosa trattino cameriere, è una figura zoppa, è una figura che sta facendo questo lavoro per ripiego, è una figura che sta facendo questo lavoro perché magari si deve in qualche modo finanziare la scuola particolare o il corso particolare. Il cameriere è una figura che deve essere tu cura, è una figura full time che deve fare solo quello, è una figura che si deve specializzare. Per quello ti dico, i camerieri bravi sono in grado di leggere la situazione. Leggere la situazione vuol dire che come varchi quella soglia io so tendenzialmente cosa vorrai, e come vi mettete seduti so tendenzialmente come gestirvi. Non è facile, ci vogliono anni di esperienza, però vi racconto un aneddoto che forse vi può aiutare. E tempo fa feci un video sulla Rubbia Gallega, è stato il primo video sulla Rubbia fatto in Italia e superò il 500.000 di visualizzazioni. Che cosa accadde? Accadde che in un ristorante si presentò una comitiva di 16 ultras che stavano andando ad una partita. Il capo ultras, il coordinatore di questo gruppetto, grande fan di Brace Miancora, grande appassionato di Brace Miancora, ordinò la Rubbia, una carne che stava a 120 euro al chilo, quindi si ordinò 120 euro di carne. I compagni, diciamo, gli altri compagni di viaggio, carnivori ma non così competenti, non così fomentati, lo seguirono, seguirono il capo, non badando ovviamente a quello che c'era scritto sul menù, al prezzo. Lì la grande, diciamo, inesperienza del cameriere fece sì che lui prese l'ordinazione e spedì la comanda in cucina. Non si mise a spiegare che carne stavano ordinando. Il risultato fu un conto esorbitante e gli ultras tendenzialmente infastiditi dal fatto che dovettero pagare così tanto. Attenzione! Il prezzo era scritto nel menù, sia chiaro. Gli ultras poi pagarono, sia chiaro, però si creò una situazione spiacevole di tensione che forse sarebbe stato il caso di non creare. E come si fa? Semplice, quando ci sono tante tavolate, ragazzi, si evita di proporre carni di un certo tipo, per un semplice motivo. Quando la tavolata, questo è un mio personalissimo punto di vista, quando la tavolata supera le 6 persone, si innescano dei meccanismi di interazione tra i soggetti seduti a tavola che ti fanno perdere la concentrazione su quello che ti stai mangiando. Mi spiego, si chiacchiera con l'amico, si versa un bicchiere di troppo, si fa una telefonata, si WhatsApp, si fa vedere la foto all'amico, si fa il post su Instagram e perdi la connessione con quello che stai mangiando. Quindi, se il tavolo è composto da 2 persone, si creano delle situazioni. Se ci sono 16, se ne creano altre. Attenzione quindi a non proporre carni eccessivamente costose a tante tavolate, a meno che non ve lo chiedano espressamente, non siano 16 persone che sono partite appositamente per quella carne. Lì è un altro, diciamo, è un'altra storia. Ora, perché vi ho raccontato tutto questo, ragazzi? Perché dal 2015 a oggi, quindi da quando ho iniziato questa meravigliosa avventura di Brace Miancora, io sono stato in più di 800 ristoranti, ok? Quindi mi sono confrontato con 800 proprietari, poi a volte sono soci, quindi 1600 proprietari, 800 grigliatori, poi ci sta lo chef che magari fa i primi, quindi 1600 tra chef e grigliatori. Mi sono confrontato con un'infinità di camerieri e ognuno mi ha raccontato la sua, no? E qui è bellissimo quando questi due mondi si confrontano e l'uno ti racconta dell'altro. Che cosa accade nel ring del confronto, io lo chiamo? Molto spesso il cameriere parla male del proprietario del ristorante, è uno stronzo, non mi paga gli straordinari, pretende tanto, non ci rispetta, non ci forma, non ci fa assaggiare un cazzo. Dall'altro il proprietario del ristorante dice quel cameriere è svogliato, non si forma, non si applica, non capisce niente. Fatto sta che c'è sempre in questo ring uno scontro meraviglioso, no? Tra i vari punti di vista, chi ha ragione, ma in realtà hanno ragione tutti e due e non ha ragione nessuno. È assolutamente normale, ci sono dei camerieri improponibili come ci sono dei titolari, dei proprietari di ristorante allucinanti, in media stat virtus, lo dicevano i latini, non è che lo devo ripetere io. Però quando è che c'è il punto di incontro virtuoso?
quando nello stesso ristorante tu becchi sempre lo stesso cameriere nel corso degli anni. Lì vuol dire che la ruota gira, lì vuol dire che c'è un meccanismo virtuoso che permette a tutta la macchina di girare in tranquillità. Ovvio, poi ci sono gli screzi, gli scazzi, quelli fanno parte di tutti i lavori, ovviamente ancora di più in un lavoro del cameriere dove c'è tensione, dove c'è una vera e propria performance fisica. Apro una parentesi, allora io, grande appassionato pallonaro, ragazzi, considero il cameriere una sorta di ala che corre su e giù, uno perché io mi immagino il cameriere che corre di continuo, mi immagino un'ala destra che va su e giù, che ne so, un Giggs, un El Sharawi, un Bernardeschi, no? Per raccontarvi qualche ala che va su e giù, magari ditemi qualcuna, che praticamente che fa? Non fa altro che fare gli assist, no? Portare il piatto in tavola, poi ovviamente sarà compito dello chef pim, fare i gol, perché ovviamente per me il piatto rappresenta l'esecuzione finale, la parte finale. Però io considero i camerieri delle grandi ali, se stessi in un campo da calcio, un cameriere lo schiererei come ala. Voi dove lo schierereste? Fatemelo sapere. Allora, che altro devo dire, ragazzi? Che lì la brace sta avvenendo, il fuoco è andato, lo vado a ricontrollare. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ditemi voi se mi sono dimenticato qualcosa. Io ci metto la mano sul fuoco, sicuramente mi sono dimenticato qualcosa, qualche spunto, qualche aneddoto. Siano questi giorni, ragazzi, di riflessione, approfondimento, dibattito. Commentate questo video, ditemi se vi è piaciuto, se ne volete altri, evitate se possibile le offese, e vi saluto, vi abbraccio. Questa volta mortacci quanto è buono non l'ho detto, però che l'abbraccio sia con voi, quello ve lo posso dire. Ciao.